Ciao, sono Federica Furgeri del gruppo Remark. Il gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Faccio parte del settore ambiente, dove mi occupo della gestione dei rifiuti speciali da tutti i punti di vista, dalla parte amministrativa alla consulenza vera e propria in azienda. In questi video proverò a chiarirti i principali aspetti che riguardano il mondo dei rifiuti speciali e ti spiegherò come potremmo essere utili alla tua azienda, aiutandoti a risolvere i problemi che ruotano attorno al mondo dei rifiuti. Nel video precedente abbiamo analizzato insieme una delle possibili modalità di smaltimento dei toner esausti delle stampanti. In questo video cercheremo invece di capire come fare per gestirle come rifiuto speciale. Se il nostro comune di appartenenza non ha compreso le cartucce toner esauste tra i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, non ci resta che gestirle come rifiuti speciali. Se ricordi i video precedenti, i rifiuti speciali possono essere classificati come pericolosi o non pericolosi e vengono identificati tramite un codice a 6 cifre, il codice CER. Ed eccoci di fronte al primo dubbio. Qual è il CER corretto per le cartucce esauste? I codici solitamente attribuiti a questo rifiuto sono i CER 08, 03, 17 o 18, oppure CER 16, 02, 15 o 16. Entrambe le possibilità sono accettate, anche se, a nostro avviso, i codici CER adatti alle cartucce esauste sono quelli della categoria 16, in quanto nell'attribuzione del CER non si deve confondere il contenuto, cioè la polvere di toner, con il contenitore, ossia la cartuccia. Ricorda! In entrambi i casi bisogna verificare l'eventuale pericolosità delle tue cartucce, visto che siamo di fronte a codici a specchio. Una volta attribuito il codice CER, come per tutte le altre tipologie di rifiuti, ci sono una serie di obblighi da rispettare. Vediamone alcuni insieme. Il deposito temporaneo. Le cartucce esauste dovranno essere riposte in un apposito contenitore al coperto, prendendo tutte le precauzioni per evitare eventuali contaminazioni o dispersioni nell'ambiente. Ricorda inoltre che tutti i rifiuti non possono restare in deposito per più di un anno dalla data di produzione. Il registro di carico e scarico. Tutte le aziende soggette dovranno compilare il registro di carico e scarico indicando le movimentazioni di questo rifiuto. Se non ricordi se la tua azienda è soggetta all'obbligo di tenuta del registro, troverai video con tutte le informazioni sul nostro canale. Formulario di trasporto. Come per tutti gli altri rifiuti, salvo rarissime eccezioni, quando dovrai smaltire le cartucce esauste, dovrai compilare il formulario e conservare tutte le copie di tua competenza. Ricorda sempre di contattare trasportatori e impianti di destino autorizzati e che non puoi trasportare alcun tipo di rifiuto in mancanza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In questo video abbiamo visto che le cartucce toner esauste possono essere gestite come tutti gli altri rifiuti speciali. Esiste però un'altra possibilità che può semplificarti ulteriormente la vita. Ti do appuntamento al prossimo video per parlarne insieme. Per tenerti aggiornato e non perderti nessun video, iscriviti al nostro canale.